Crescono anche oggi, seppure in maniera non esponenziale come negli ultimi 2 giorni, i contagi da Covid sia a Prato sia in Toscana, dove fortunatamente al balzo dei nuovi positivi continua a corrispondere una curva stabile per quanto riguarda i decessi e i ricoveri in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore in provincia di Prato sono state 1.348 le positività accertate, nella stragrande maggioranza dei casi in persone del tutto asintomatiche. Oggi non viene segnalato nessun pratese tra i 9 decessi registrati nella regione. Si tratta di 7 uomini e 2 donne con un'età media di 74 anni. I nuovi casi Covid in Toscana sono invece 16.886 su 74.976 test, di cui 28.479 tamponi molecolari e 46.497 antigenici rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 22,52%, il 64,7% se consideriamo solo le prime diagnosi. 7.790 dei nuovi positivi provengono dagli esiti dei test rapidi antigenici. Rispetto a ieri, quando c'è stato un rilevamento doppio rispetto al giorno precedente, con l'ordinanza della regione che definisce positivo chi lo è al test rapido senza aspettare il riscontro del tampone molecolare, oggi i nuovi positivi crescono quasi di un migliaio, ma con circa 5.000 test in più fatti. Venendo invece alla situazione negli ospedali toscani, i pazienti Covid ricoverati sono complessivamente 712, 36 in più rispetto a ieri. Di questi, 76 sono quelli in terapia intensiva, in questo caso il numero resta stabile.